Siamo con Stefano Fiore, il terzo classificato al King of Poker di Nova Gorica. Come ti sei trovato, Stefano, a giocare in questa nuova location del King of Poker? Beh, il Perla è una location meravigliosa, nel senso che oltre alla poker room, che è molto accogliente, anche diciamo, l'albergo, la spa, è tutto diciamo, di altissimo livello. L'organizzazione è molto buona, il King of Poker è organizzato da dei ragazzi di Roma che sono anche miei amici, che quindi molto volentieri partecipo ai loro eventi. Il resto, il torneo, come hai detto tu, siamo arrivati terzi. Beh, siamo contenti, a prescindere da come siamo usciti, che ovviamente ti lascia sempre un po' l'amaro in bocca, però va bene. Stefano viene dall'attività di poker manager con Glamming. Che cosa ti sei portato di questa esperienza nel gioco al tavolo? Beh, no, diciamo che molto poco, nel senso che a parte il fatto che conosco ovviamente tutti i giocatori del circuito, penso l'esperienza al tavolo già l'avevo maturata prima in eventi molto importanti, le World Series, gli FPT. E l'attività di poker manager ovviamente è un pochino diversa, cercare di capire cosa piace ai giocatori e cosa puoi dare di più alla tua poker room per fare in modo che ne vengano il più possibile a giocare da te. Come mai allora non ti vediamo più giocare a questi eventi come gli EPT e le World Series of Poker? Beh, negli ultimi due anni ovviamente avendo questa attività di poker manager mi ha occupato integralmente, perché non è una cosa che diciamo, si può fare insieme al giocatore, soprattutto gli eventi così importanti, che comunque gli eventi come gli EPT e le WSOP sono eventi che anche economicamente sono molto importanti, e se non è allenato e focalizzato sugli eventi e sul gioco non ha la stessa capacità e la stessa forza di ottenere risultati, quindi alla fine sarebbe come andare a fare una gita e non è, a quei prezzi non è la cosa più consigliata, insomma. Le World Series no, le vado a fare tutti gli anni, anche perché è il periodo un pochino di vacanza, e quindi il main event delle World Series è una cosa che mi sono regalato in entrambi gli anni, sia l'anno scorso che l'anno precedente. Quest'anno, visto che in questo momento non sono impegnato, probabilmente qualche evento più importante lo andrò a fare. Quindi quando sarà la prossima volta in cui ti vedremo al tavolo? Non lo so, sicuramente gli eventi del King of Poker. Poi se capita qualche evento diciamo internazionale un pochino più di rilievo potrei andarci.